Ciao, qualche giorno fa mi sono ritrovato tra le mani una vecchia esercitazione che feci all'epoca dell'università. In realtà era un progetto da portare all'esame di infrastrutture idrauliche e consisteva in pratica questo progetto nello studio e nella progettazione di un acquedotto a servizio di un comune, sia per quel che riguarda l'acquedotto esterno, quindi la progettazione della condotta di avvicinamento, sia per quel che riguarda la rete interna al centro abitato. Ora, ricordo che all'epoca, da studente, impiegai un po' di tempo insieme con il mio gruppo di lavoro a individuare quella che era la quota del serbatoio, ridefinire quello che era il tracciato, il miglior tracciato tra quelli possibili. E con l'esperienza lavorativa in campo GIS mi sono poi ritrovandomi da questi appunti tra le mani, mi sono poi reso conto che se avessi avuto allora le conoscenze che ho oggi avrei risolto questo problema, almeno per quel che riguarda la condotta di avvicinamento del serbatoio, in maniera molto rapida e veloce. Partiamo dal presupposto che questo non vorrà essere un video in cui verrà spiegato in maniera dettagliata tutto ciò che ruota intorno a quella che è la definizione della quota del serbatoio e del tracciato della condotta di avvicinamento. Quindi andremo molto ad alleggerire questo tipo di problematiche e non me ne vogliano i progettisti che sono in ascolto. Dunque, il nostro centro abitato ha una quota topografica di 400, massima di 406 metri. Abbiamo utilizzato un'altezza dell'edificio più alto pari a 9 metri, un carico minimo sul rubinetto più alto di 5 metri e una perdita di carico nella condotta di avvicinamento e nella rete di distribuzione per 10 metri. Il tutto ci fa definire quella che è la quota del serbatoio pari a 430 metri. La nostra area di lavoro è quella del comune di Frasso Telesino, vediamo appunto l'area urbana in rosso, e ci viene fornito come unico dato di partenza una cartografia EGM al 25.000. Viene indicata poi su questa cartografia la presenza di una sorgente in località Fontana Grotta da cui dovremo andare a prelevare l'acqua a servizio del nostro abitato. Dunque, questi sono appunto i dati di base a cui io ho aggiunto un clip da DTM ISPRA a 20 metri su cui andrò a fare tutte le elaborazioni del caso. Come passo iniziale andiamo a studiare il nostro DTM. Andiamo nelle proprietà, metadati. Dunque, il nostro DTM ha una quota massima di 1350 metri, una minima di 35 metri. Questi dati ci servono per la riclassificazione che andiamo a fare a breve. Infatti noi sappiamo che la quota del nostro serbatoio è sui 430 metri, sì, 430 metri, e quindi in base alle riclassificazioni che andremo a fare a breve, andremo a individuare una fascia, più o meno una sorta di range, di quote utili per il posizionamento del nostro serbatoio. La riclassificazione la facciamo utilizzando il geoalgoritmo R-Reclass di Grass. Lo andiamo a ricercare qui nel Processing Toolbox, scrivendo R.Reclass. E ci compare questa maschera, cioè questa finestra, in cui andiamo innanzitutto a individuare quello che è il nostro input raster layer, che è appunto il DTM di Frasso Telesino, e qui poi andiamo a inserire quelle che sono le nostre classi. Ora divideremo questo DTM in tre classi, di cui solo una è quella di nostro interesse. Allora, abbiamo detto che il DTM ha una quota minima di 35 metri e il nostro serbatoio dovrà essere una quota di più o meno 430 metri. Quindi consideriamo che la parte, diciamo, inferiore di questo range di cui parlavo prima si ferma a 427 metri. Questa è la classe 0. Poi
avremo 1 per 328 432 metri della classe 1, quello di nostro interesse, e poi ci sarà la 433 1350, che è una classe 2, e questa non è di nostro interesse. Andiamo a vedere il risultato. Tematizziamo un po' questo nostro raster. Magari gli diamo intervallo uguale, sono soltanto tre classi, quindi scendiamo qui a 3, applica, ok. Ecco qui, questa qui praticamente in bianco sarà praticamente la fascia di nostro interesse in cui andremo a posizionare il serbatoio. L'indicazione che ci è stata data è che il serbatoio deve essere più o meno a una distanza prossima al centro abitato da servire. Per cui noi, andando a considerare l'area urbana, ipotizziamo ad esempio un buffer di 250 metri dall'area urbana. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto, magari tematizziamolo in maniera adeguata. E riattiviamo quello che è la nostra riclassificazione. Ok. Magari cambiamo un po' invertendo i colori perché si vede un po' meglio il centro urbano. Ok, prossimità del centro urbano, quindi l'area diciamo papabile per posizionare il serbatoio è questa qui che vediamo in bianco. Andiamo ad attivare adesso la cartografia IGM per avere un confronto con lo stato dei luoghi. E possiamo vedere che, tirando un po' di trasparenza, che forse è l'area più idonea anche per la vicinanza e per la breve distanza dalla fronte, è questa qui. Presente quasi molto in prossimità del centro urbano. Tra l'altro, il ragionamento, se ci facciamo caso, è anche validato dalla presenza qui già di un serbatoio presente indicato su quella che è la nostra carta IGM. Passo successivo andare ad aggiungere la posizione del nostro serbatoio. Quindi andiamo ad aggiungere un file vettoriale. Io aggiungerò il GeoPackage, che è un nuovo formato file che andrà a breve a sostituire gli shapefile che sono ormai obsoleti. Ho aggiunto il mio vettore puntuale, attivo l'editor e vado a posizionare in base a quello che è lo studio che ho appena effettuato il nostro serbatoio. Lo poniamo più o meno qui. Questo è il serbatoio. Ci troviamo e andiamo anche a inserire la fonte. È presente qui. Nella selezione del dato, questa è la sorgente. E andiamo anche a interrompere questo che è la nostra sessione di editing. Dunque, abbiamo individuato la sorgente, che
che è il nostro dato iniziale, e il serbatoio. Quale tracciato scegliere ora per portare l'acqua dalla sorgente al serbatoio? Questa sarà la nostra analisi successiva. Ovviamente per brevità io sceglierò un tracciato che è quello che è venuto fuori dal vecchio esercizio, senza andare a tentare le varie possibilità. Non ci resta che andare a individuare il tracciato. Attiviamo questa sessione di editing. Partiamo dalla nostra sorgente e dunque, magari sfruttando questo sentiero, seguiamo questo andamento. Qui entriamo in questa frazione e siamo su strada. I motivi per cui si scelgono le strade fanno riferimento a tutte quelle motivazioni progettuali mirate al risparmio dovuto all'eccessivo costo, ad esempio, di esproprio se vogliamo andare a attraversare un campo coltivato, oppure quelli che sono i costi necessari per scavare un'apposita trincea all'interno di un'area boschiva. Quindi si va a scegliere un percorso che sia quanto meno problematico da questo punto di vista possibile. Ci stiamo quasi avvicinando a quello che è il centro abitato. Abbiamo superato, se non ho visto male, un paio di ponti. E salendo lungo questa stradina arriviamo praticamente al termine del nostro tracciato. Disattiviamo l'editor e quindi abbiamo questo che è il nostro tracciato. Vediamo che lunghezza ha. Circa 4 km e mezzo. Ora che abbiamo individuato quello che è il nostro tracciato, sarebbe anche interessante andare a individuare, a tirare fuori quello che è il profilo altimetrico e le eventuali pendenze di ogni singolo tratto. E questa cosa la vedremo a breve.